Ciao amiche e ciao amici, come annullare i pensieri negativi? Sappiamo che i pensieri negativi condizionano quella che è la nostra mente, quelle che sono le nostre possibilità di scelta. Ogni volta che un pensiero negativo emerge, è come se mettessimo un seme piantato dentro a un terreno fertile, che è la nostra mente emotiva. E soprattutto questo seme attecchisce, tende ad attecchire quando viene piantato in uno stato emozionale alto. Se noi, ad esempio, che ne so, siamo arrabbiati con qualcuno e ci mandiamo il messaggio "sono proprio un coglione", è come se mandassimo un comando operativo alla propria mente dicendogli "fallo sentire un coglione", e ci sentiremo dei coglioni. Come si fanno ad annullare questi pensieri negativi? Non si possono annullare alla sorgente, perché non siamo in grado di governarli, cioè i pensieri provengono dalla parte emotiva, quindi arrivano automaticamente. Possiamo però allenarci a percepirli, perché questi pensieri diventano nefasti e tendono ad attecchire quando non ce ne rendiamo conto. Quando ce ne rendiamo conto, intanto dobbiamo imparare a rendercene conto e poi mettere l'antidoto. L'antidoto è un pensiero contrario. Nella nostra mente, se riceve subito l'antidoto, l'ultimo pensiero va ad annullare il pensiero precedente. Quindi, se io mi dico "sono solo un coglione", per dire, quando sono arrabbiato, ci ripenso e dico "no, ho solo sbagliato a fare questa cosa, la prossima volta la farò meglio, sono una persona intelligente", per fare un esempio. Questo è già un antidoto perché lo rimetto nello stesso stato di coscienza, quindi va ad annullarmi il pensiero precedente. E magari lo rafforzo con altri pensieri deliberati sempre in uno stato di coscienza, perché ricordatevi che senza stato di coscienza non capita nulla, cioè se io sono perfettamente lucido, perfettamente centrato, stato di coscienza di veglia piena, pensiero positivo inutile, perché non attecchisce, resta solo nella parte superficiale della mente. Mentre invece se sono in uno stato emozionale il pensiero tende ad attecchire. Quindi io devo rendermi conto dei pensieri negativi che emetto o che sorgono spontanei in uno stato emozionale di coscienza. In quello stato mettere l'antidoto. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!